Pro Roma è la prima finalista del torneo fuori area. Contro la blasonata Ostia Mare, i ragazzi terribili di Orlandi hanno disputato la classica partita perfetta. I giallorossi hanno dapprima stordito gli avversari nel primo tempo con la zampata di Raffa, poi nella ripresa hanno definitivamente reso inoffensivi Black Mamba di Mister Macale grazie alla doppietta d'autore di Dei. L'approccio alla gara del Pro Roma è devastante. Al sesto Dei imbecca sulla destra Spiridigliozzi, cross basso del numero 7 e deviazione vincente di Raffa appostato all'altezza del secondo palo. Giallorossi in vantaggio. L'Ostia Mare, priva dell'uomo chiave Leggi, prova a reagire con bomber proietti, ma è la squadra di Orlandi a proporsi con maggiore pericolosità, con il solito Dei, bravo in questa circostanza Micucci. Al 27esimo il capolavoro in acrobazia di Spiridigliozzi fa vibrare la traversa del numero 1 biancoviola, poi Galassetti allontana la minaccia. La ripresa si apre con il tentativo da fuori di Proietti, neutralizzato da Garuso. Il Pro Roma si rivede dalle parti di Minicucci al 12esimo, assist al bacio di Dei per Raffa, blocca l'estremo difensore biancoviola. La gara rimane apertissima e l'Ostia Mare prova a mordere con Del Vecchio, il cui tiro cross si rivela meno velenoso del previsto. Ma è un minuto dopo che il team di Patrone Lardone potrebbe sferrare l'attacco letale del possibile 1-1. Conclusione a lunga gittata di Proietti e palla sulla traversa, poi sul tentativo di testa di Centi, Garuso blocca in due tempi. Il legno di Proietti mette paradossalmente la parola fine alla permanenza nel torneo dei Black Mamba, incantati dalle giocate di Dei & Company. Al 21esimo, sugli sviluppi di un corner battuto da Marconato, proprio Dei di testa batte Micucci e porta al raddoppio il Pro Roma. Allo scadere Corsetti serve sulla corsa Dei, che di prima intenzione esplode il destro che vale il 3-0 e la certezza della qualificazione alla finale. Dopo 5 vittorie e 29 reti segnate e solo 7 subite, arriva così la prima sconfitta dell'Ostia Mare nel torneo. Per i biancoviola è una battuta d'arresto che fa male, perché sancisce l'eliminazione dei Lidensi dal fuori area. Ambiente giallorosso invece in fibrillazione, in attesa di scoprire chi sarà la seconda finalista tra Cinecittà Bettini e Vigor Perconti.